È stata una giornata particolare quella di sabato 27 novembre, segnata dall'inaugurazione del nuovo magazzino di ausili protesici gestito dalla cooperativa T41B. Sono ausili che l'azienda sanitaria dà a casa agli anziani o ai malati. E quindi noi facciamo la consegna, il ritiro, la manutenzione, la sanificazione, la riparazione se necessario. È appunto un appalto che abbiamo da parecchi anni, si è rinnovato recentemente e ecco, come cooperativa sociale che gestiamo questo servizio, la nostra peculiarità è di inserire in questa attività persone appartenenti alle categorie svantaggiate sul mercato del lavoro. Quest'anno, diciamo, abbiamo trasferito tutto il magazzino in un nuovo capannone, anche per ragioni legate al Covid, quindi di distanziamento, ma anche perché è un servizio che anno dopo anno cresce di più dovuto all'invecchiamento della popolazione e anche un po' alla filosofia di cercare di tenere gli anziani più possibile al proprio domicilio e non in residenza, finché possibile, insomma, e non in residenze sanitarie. Entusiaste di questi servizi forniti dalla cooperativa, anche numerose autorità che hanno presenziato l'evento, come l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Pezzo di storia della nostra città, al tempo stesso un pezzo di storia che ha resistito a momenti molto molto complicati. Ha continuato ad investire nonostante tutto ed è evidente che è aumentata in questi anni sia la qualità del servizio, ma senza perdere lo spirito che contraddistingue questa esperienza. Qui hanno trovato un elemento di riscatto, un percorso di speranza, un percorso di rinascita, decine e decine di ragazzi e di ragazze, tantissimi, ragazzi che non avrebbero trovato lavoro da nessuna parte e che grazie al lavoro si sono sentite integrate in una comunità che rischiava di estrometterli. Non solo hanno migliorato la loro condizione fisica, psichica, ma hanno in qualche modo attraverso il lavoro, attraverso il fare, portato avanti una coesione sociale vera nella nostra città. Questo è un modello interessante da poter esportare anche in tutta la regione perché dimostra come la professionalità di tanti artigiani, come possiamo chiamarli, sono in grado di garantire a tante persone che hanno bisogno quello strumento per essere, con questa parola complicata, normodotati, no? È bello questo modello perché è davvero importante. Perché naturalmente mette insieme tante cose, no? Quante sono le imprese che preferiscono dare il lavoro appunto alla cooperativa per non avere problemi, i cosiddetti problemi?